Finisce 2-0 per il Torino al Blue Energy Stadium, un Torino che ci ha messo in difficoltà sin da subito dal punto di vista tattico. Juric, che ha preparato la partita alla perfezione, doveva essere la partita della maturità, così non è stato. Andremo come sempre ad analizzarla insieme in questo post partita di Studio Estadio. Vi ripresento gli ospiti: Tiziano Zampieri. Ciao Alice, buonasera a tutti. Andrea Toffolo. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Marco Tavian. Ciao Alice. E al mio fianco Alessandro Surza. Ciao Ale. Che sarà pronto a leggere tutti i vostri commenti, tutti i vostri messaggi, perché sicuramente ci darete tanti spunti per la conversazione e il commento di quest'oggi. Prima di tutto, ovviamente, partiamo con quella che è stata la chiave del match, e quindi jingle. Tiziano, sono proprio curiosa quest'oggi. Alice, la chiave l'Udinese oggi non l'ha mai trovata, ma non l'ha proprio neanche mai... La chiave non c'è non oggi. Non c'era, esatto, non c'era, perché era saldamente in mano al Torino, questa benedetta chiave, che Torino che ha preparato la partita, e Juric, come hai detto bene anche in sede di commento, di apertura, alla perfezione, scompaginando un attimino i piani tattici proprio della preparazione invece alla gara da parte dell'Udinese, da parte di mister Cioffi. Torino che parte subito bene e Udinese che fa il primo quarto d'ora nella sua area di rigore praticamente, ma non riuscendo mai neanche a dare la sensazione di poter fare un gap, di riuscire a trovare una giocata che magari dia anche una sensazione di poter essere in partita. No, l'encefalogramma è abbastanza piatto e si va avanti così fino al trentesimo, con ovviamente meritatamente il Torino che passa in vantaggio. Al trentunesimo c'è questa sostituzione che, come qualcuno dice, poi giustamente ci incarta anche per le successivi cambi, con Pereira che viene spostato in mezzo, ma viene tolto Pagero. Entra Ezibue, sembra cambi qualcosa a livello così immediato, però in realtà la quadra e la famosa chiave, l'Udinese, continua a non trovarla. Il Torino gioca un po' al gatto col topo, secondo me. Oggi veramente il pallino della gara è saldamente per tutti i 95 minuti in mano al Torino. Ripeto, la sensazione è che l'Udinese oggi poteva giocare anche altri 100 minuti, non avrebbe impensierito il Torino in nessun modo. Sì. Tant'è che veramente le uniche due, e vado alla fine, ma poi non dimentichiamoci anche il gol di Vlasic nel secondo tempo, e dei cambi che vengono fatti sempre ruolo per ruolo, non dando quindi neanche la possibilità di magari cambiare a livello tattico l'interpretazione del ruolo o anche il modo di giocare stesso dell'Udinese, provando a fare qualcosa di diverso su un canovaccio che stava comunque dando e non pagando ovviamente nessun tipo di dividendo per l'Udinese. Quindi di conseguenza si arriva al 90esimo, dove già dal 70esimo effettivamente l'Udinese inizia quasi a pensare alla prossima partita, e questo è molto spiacevole, tant'è che più di qualcuno anche allo stadio prende e se ne va a casa. E tant'è che le uniche due occasioni nel secondo tempo l'Udinese le crea dal 90 al 95esimo, quando ormai il Torino è già con la testa alla prossima partita. E alla testa con la prossima partita ci deve andare anche velocemente l'Udinese, perché la prossima partita si tratta di un ulteriore scontro diretto. Fallita completamente la prova di maturità che ci si attendeva, purtroppo. Però più che fallita da un punto di vista dell'orgoglio, dell'impegno, della cattiveria, io oggi vedo veramente un Juric, ma in questo caso Juric come preparazione alla gara, e quindi Torino batte Udinese, Juric batte Cioffi, purtroppo, su quello che riguarda proprio l'aspetto tecnico-tattico della partita. Cioè
tutto quello che al Torino è riuscito, all'Udinese praticamente non è riuscito nulla, probabilmente neanche di quello che era stato preparato, e quindi di conseguenza questa quasi onnipotenza del Torino si scontra contro questa praticamente questo Udinese inerme di fronte alle capacità e a quello che oggi il Torino ha messo in campo. Spiace, perché sappiamo che il valore dell'Udinese non è comunque quello che abbiamo visto oggi. E senza ombra di dubbio spiace, l'abbiamo detto, onore agli avversari sicuramente, perché come abbiamo analizzato, comunque il Torino ha giocato un'ottima partita, preparata benissimo, l'abbiamo detto anche proprio durante il corso del primo tempo, perché subito ci siamo accorti che ne stavamo capendo poco di quello che stava facendo Juric. Però abbiamo visto anche tanta confusione poi a un certo punto da parte dell'Udinese in campo. Ma ti chiedo, Andrea, perché vinciamo solo con le big? Perché l'Udinese fa meglio con le big? Non è che non, non con tutte. Che intanto non è che ci abbiamo capito poco di quello che faceva Juric, ci abbiamo capito bene cosa ha fatto Juric, l'ha preparata strabene, ma soprattutto è stata interpretata bene. Perché uno, un allenatore, le può preparare le partite bene, ma poi i giocatori che vanno in campo poi devono trovare l'adattamento e devono trovare la capacità di... Oggi è partita da duelli, hanno vinto i duelli dappertutto. Quindi quando un allenatore è aiutato anche dai suoi giocatori in questo, diventa tutto più, non dico più facile, ma diventa tutto più avviato, ok? E perché l'Udinese vince con le big? Non sai darti una spiegazione? Non riesco a darmi una spiegazione, ma non è un aspetto, secondo me, né di concentrazione né di supponenza se trova squadre inferiori. Di certo, nel momento in cui trova squadre di classifica, di posizionamento di classifica più basso, qualche volta la perde ai punti a livello di cattiveria agonistica. In quello pochi uomini riescono a far sempre prestazione. Cioè, oggi si parla di Udinese non all'altezza, ma mi sento di dire Tovin assolutamente all'altezza. Cioè, Tovin è stato l'unico giocatore che io ho visto dell'Udinese capace di reggere in qualsiasi parte del campo il duello individuale con qualsiasi avversario che gli veniva vicino. È chiaro che è troppo poco, perché ci vogliono compagni che ti danno le soluzioni, che ti fanno dei movimenti per creare degli spazi ai compagni, che attaccano la profondità e quindi creano i presupposti per creare pericolo. Se tu non crei pericolo all'avversario, sei facilmente leggibile. Se vieni solo incontro per fare la sponda, sei facilmente leggibile. Se la mezzala non si butta mai nello spazio, soprattutto creando qualche volta l'imprevedibilità, sei troppo leggibile. E se in questo prevale un aspetto atletico e un aspetto, come posso dire, anche di caratteristiche, ma forse anche del momento, con una squadra più forte mentalmente e una squadra più in difficoltà, più scarica. Io ho visto l'Udinese oggi scarico. Non so se 5 giorni non sono bastati per preparare questa partita in tutti i sensi, quindi anche da un punto di vista psicologico, se vincere in casa della Lazio è stato un sospiro di sollievo che invece di darti energia ti ha... No? Dici sì, quasi... dovrebbe essere però, il contrario, però, no? Però dai, troppi uomini oggi hanno... Non hanno... Ti ha quasi svuotato di un peso, sì, ti ha quasi scaricato, no? Anche perché non ho visto quella cattiveria di una squadra quello che sta succedendo, che si deve anche salvare. Fuori. Non l'ho visto. Allora, scusami un attimo, Andrea, poi torniamo a fare tutte le analisi del caso. C'è una contestazione in corso, la curva vero? Ha lasciato prima della fine della partita tutto il settore ed è andata
fuori dalla curva nord, dove in realtà prima, non so se avete fatto caso, si sentivano un po' i cori in lontananza, è in atto una fortissima contestazione. Allora, c'è fuori il Poma, della curva. C'è il Poma che sicuramente ci potrà raccontare, perché si trova comunque all'esterno dello stadio, per cui in realtà si trova nel tunnel, se non sbaglio, se non vedo male, vabbè, ce lo dirà lui. In ospitali, esatto, di sotto, esatto, okay. Esatto, ci esatto. dirà lui che cosa sta succedendo. Allora Ale, vedo che sei in compagnia di Gianluca, di modo tale potremmo andare anche un po' a commentare insieme a lui poi quelli che sono stati i punti salienti anche in base all'analisi che ha fatto nel prepartita, ma raccontaci che cosa sta succedendo all'esterno dello stadio. Buon pomeriggio Alice, buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti dello studio, buon pomeriggio TV12. Insomma, siamo all'interno dello stadio, non siamo ancora usciti anche perché hanno bloccato le vie di fuga, dai, chiamiamole così, hanno bloccato tutti gli accessi dello stadio perché c'è una contestazione proprio qui, quindi siamo qui all'interno dello stadio. Più tardi magari riuscirò a uscire fuori per sentire anche a caldo le voci dei tifosi che sono molto molto arrabbiati oggi. Insomma, i cori apostrofati ce ne sono tanti. Qua abbiamo Gianluca Di Lena che ho catturato perché anche lui non può uscire fuori dallo stadio. E Gianluca, insomma, una partita oggi bruttissima da parte dei bianconeri. Sì, mi concentrerei più su quello che sul resto, che forse è una conseguenza. Lunedì ero in studio con Alice, con gli altri ragazzi, come mi piace chiamarli, e avevamo pensato, cioè fino a questo momento la storia del campionato ci aveva detto che dopo queste grandi vittorie fuori casa l'Udinese non era mai riuscita a replicare. Poteva essere oggi la partita di dimostrare un po' di maturità, perché ti aveva permesso di andare al 13° posto, ti aveva permesso di staccarti un po' da quella zona di basso fondo. Però oggi è stata una partita davvero brutta, tanta confusione soprattutto dalla panchina, perché poi il doppio cambio di Zibué, partita dalla partita con il cambio di Pagero, cioè tanta confusione anche da quel punto di vista. L'Udinese è stata surclassata tecnicamente, tatticamente, anche in quell'aspetto che spesso avevamo sottolineato in maniera positiva, cioè della preparazione della partita. Oggi il Torino francamente ha meritato dal primo secondo all'ultimo minuto di gioco. C'è qualcuno che salvi dei giocatori che oggi insomma erano in campo? Bisogna perdere tutti assieme, così come si vince tutti assieme. Oggi Luca ci ha messo qualcosa, ha provato a fare qualcosa troppo solo. Okoye che almeno ha tamponato il risultato, che poteva essere più ampio, ha fatto una gran parata su Zapata, però diventa difficile, secondo me, non so cosa pensano in studio, ma immagino che possano pensarla così, diventa difficile in partite così difficili trovare qualcuno da salvare, perché sarebbe sbagliato per come la partita è andata avanti e per come non si è riusciti a mettere dentro soprattutto l'energia mentale positiva che la vittoria di Roma doveva dare a questo gruppo nel momento in cui si parlava alla partita di Roma di un momento delicato, di due partite delicate anche per chi l'allena questa squadra, no? Anche da questo punto di vista. Senti, a me dispiace per una cosa, cara Alice, perché mi aspettavano per il terzo tempo, mi aspettavano i nostri tifosi bianconeri insieme a quelli del Torino, perché oggi prima del match era partita una bella festa, insomma, che doveva continuare anche dopo la partita, e noi purtroppo siamo ancora qua. Magari tra poco cercheremo di darvi qualche notizia, ok? Intanto magari con anche l'immagine di Romano vi faccio vedere cosa sta succedendo all'esterno del Blue Energy Stadium. Ecco Alessandro, grazie mille, grazie anche a Gianluca Lena. Magari Ale, ovviamente oggi l'umore dei tifosi possiamo solo intuirlo, per cui ti chiederò di raccontarci un po' quello che sta accadendo, insomma, di fare un po' di cronaca per noi dall'esterno dello stadio. Intanto però hai tu, Alessandro, qualche notizia da darci? Sì, no? Diciamo che stanno chiedendo che esca una parte della dirigenza per un confronto e diciamo che insomma la curva si è spostata dalla curva alla zona sotto la tribuna per andare insomma a far sentire ancora di più la contestazione. Io non lo so se si possono vedere le immagini che ci arrivano, eccole qua, perfetta, subito la regia. Questo è quello che sta accadendo, io ve l'ho raccontato, però le immagini la chiarificano ancora meglio. Quelli sono i cancelloni dell'ingresso VIP dove entrano i giornalisti, gli accreditati, e ovviamente ci sono i poliziotti, ci sono gli steward che tengono a distanza i tifosi, che però ci teniamo a precisare sono assolutamente civilissimi, stanno semplicemente cantando, nessuno sta provando chiaramente ad entrare, però sono lì che chiedono un confronto.
Va bene, questa è la situazione dopo questa sconfitta di quest'oggi. Diciamo che appunto ci si aspettava qualcosa di diverso, le aspettative erano senz'altro diverse, non tanto per il risultato, anche per il risultato, ma forse quella che ci aspettavamo, quell'agonismo mancante che abbiamo visto in campo e che abbiamo commentato, forse questo ha fatto scaturire, no, il malcontento, no, dei tifosi, il fatto che l'Udinese abbia mollato decisamente a un certo punto. No, non è questione, Alice, cioè, questo è un campionato per noi difficile per tutti, no? E quindi anche i tifosi di pazienza ne hanno avuta tantissima, su questo non si può dire niente, sembrerebbe che stiano chiedendo un confronto civile, quindi ci sta anche nel gioco delle parti. Io voglio parlare di quello che ho visto in campo, quello che ho visto fuori, stiamo vedendo, ma non so niente, però io in campo non ho visto niente. Cioè, è troppo facile così. Io preparo questo, no, l'elemento che, di cui ti stavo parlando. Ma io sono, io, cioè, scusate, facciamo delle cose molto semplici. Io preparo la mia partita e il mio avversario prepara la sua partita, non so che partita fa, no? E lui ha la genialata di mettere Milinkovic-Savic a fare la punta e di mettere Duvan Zapata in porta, no? Ma io sono in campo il sabato o la domenica sabato come oggi, quindi devo prendere delle contromisure che possono essere o tecnico giocatore per giocatore o tattiche o tecnico tattiche. Io ho visto una cosa, no, ci siamo accorti, noi qua siamo seduti, abbiamo le pulsazioni a 70, noi le abbiamo a 180, ma ci siamo resi conto da subito come era impostato il Torino, no? E da subito abbiamo capito le difficoltà che il Torino ci ha messo. Allora io dico, perché non ci si è accorti dallo stadio? Cioè, questa è la mia grande domanda, perché a ogni azione corrisponde una reazione pari o contraria, la fisica dice questo. Allora, se lui è stato molto bravo a mettere Vojvoda in terza linea, a mettere Rodriguez quinto sul Tucu Pereira e ci ha messo in difficoltà, gli ha tolto i riferimenti a Wallace e quindi nel primo quarto d'ora mi può sorprendere perché io non ero pronto a questo… Io poi devo correre, non ai ripari, devo correre alle contromosse. Le contromosse quali sono? Quali più svariate? Alzo Wallace, metto Wallace all'esterno, faccio per dare, ma la cosa più semplice del mondo, prendo il Tucu Pereira, me lo metto dentro il campo e lo faccio giocare molto vicino a Tovin. Perché a ogni azione corrisponde una reazione. Cosa farà poi Rodriguez in quel frangente? Oppure cosa farà Juric in quel frangente? E da cosa nasce cosa? Magari non può bastare, allora faccio un cambio di giocatore. Però noi abbiamo fatto, ci siamo incartati al 31esimo con il cambio di Martin Pagero e poi ci siamo semplicemente limitati a cambiare giocatore per giocatore. L'unica cosa che abbiamo fatto di diverso, Tovin, quando è entrato Success, è andato a giocare nella linea mediana. Troppo poco per cercare di cambiare l'inerzia di questa partita. Cioè il Torino ha preparato una partita giocando un po' a fare il furbo, no? Con delle novità e poi le novità del Torino sono state delle certezze e nessuno gli ha dato a minare quelle certezze. Ecco perché dico, noi siamo stati monocorde, ma una partita così delicata non si può non tentare tutte le carte. Cioè a noi in panchina sono rimasti due giocatori altamente offensivi, uno soprattutto che lo conosciamo molto bene per caratteristiche tecniche, che è Samardžić, ed è un tema perché è la terza partita consecutiva che Lucky non gioca. E poi c'è Brenner che per caratteristiche mie, ma una mia idea, magari me la, insomma, è sbagliata, ma si sposa molto meglio in un attacco con Tovin e Luca piuttosto che mettere dentro Success, che è un giocatore, come giustamente diceva Tiziano, che secondo me è più bravo nel gestire sì. la situazione piuttosto che creare problemi agli avversari. C'è, troppo poco, è troppo poco, Alice, perché noi non possiamo neanche minimamente pensare che la vittoria di Roma contro la Lazio ci avesse così rilassato, svuotato. Perché per salvarti quest'anno ci vogliono 34-35 punti. Io sono magari mi tengo, ma è il minimo che noi possiamo fare. A 27, ma manco se batto Real Madrid può bastarmi per salvare. Tanto la regia ci mostra la classifica aggiornata, grazie regia. Io non ricordi così. Che a 29 punti sei salvo, noi non ci bastano due pareggi ancora. Quindi non è la mentalità che quella vittoria, cioè che è una chiave di lettura, ma è distante 2 milioni di anni luce da me. Perché io oggi col Torino sapevo che era difficile, ma non è il Torino, perché noi in casa abbiamo avuto solo il Bologna, quindi che sia il Torino, la Salernitana, la Reggiana o il Como, per noi è uguale. Però sta di fatto che
Tatticamente, quello che ho visto nel Torino, noi siamo rimasti inermi. Io posso capire che lui mi ha sconvolto i miei piani perché mi ha tolto due, ma poi sono lì per intervenire. Però non ti puoi far completamente destabilizzare. Ma non posso perdere una partita perché lui mi mette Vojvoda in terza linea. Ma vorrà dire che in terza linea ci metto io Wallace. Marco, scusa. Però a dimostrazione, fino a oggi non c'è mai stato un piano B, Ma è un problema se non c'è un piano B, Andrea. Io ho un piano A, un piano B e un piano C. Avevamo già detto questa cosa. La preparazione delle partite, però poi la gestione successiva poteva non essere... Anche perché, secondo me, ci sono degli interpreti. Efficace cioè allo che, stesso modo. Che c'è solamente certi uomini tu li puoi muovere in altri spazi e in altre dinamiche, perché hanno una conoscenza calcistica che ti permettono di poterli gestire. Prendi Tovin, li metti a fare la mezzala. Magari non è servito che rincorresse per il tipo di partita che c'era da lì in poi, che rincorresse fino dentro in area, ma la mezzala come uscite, come disciplina tattica, l'ha fatta. Ma metti Ebosele a fare la mezzala, non ci siamo, cioè capito il paragone. Io aggiungo questo a quanto detto perfettamente da Marco, credo che oggi Juric la partita di oggi l'aveva già vista, cioè lui si è creato già nella sua mente ed è partito già col piano B, ma nel piano B non è uscito dai suoi principi di gioco, dalla sua idea di calcio, dalla sua aggressività, dalla sua richiesta di sacrificio. Cioè Juric, capiamoci bene, questo attacca la gente in spogliatoio, per la tipologia di figura che è fuori da due settimane, due domeniche, perché gli ha detto all'allenatore avversario ti taglio la gola, che non va bene, capiamoci, non va bene, ma questo è il personaggio. Quindi un giocatore prima di rischiare di sbagliare l'atteggiamento in campo ci pensa tre volte. Quindi io non ti metto qui, ti metto più avanti, un po' più indietro, ma tu la prestazione la devi fare, non è che sei sottotono, perché questo ti attacca nel muro. Noi, questo volevo dire prima, vinto con la Lazio, abbiamo tutti, ma compresi noi, compresa la gente, abbiamo dato un sospiro di sollievo perché sei arrivato a 27, certo. Perché ne hai messi 7-8 dietro, perché ti sembra che vedendo la classifica dici io fra due squadre sono di là della classifica, e invece non è vero, perché tu hai un punto, due punti. Perché la classifica è corta, è molto corta. È molto corta. E c'è una bella lotta. Quest'anno la lotta forse è la più bella in assoluto. È molto più accesa per la salvezza che dall'altra parte della classifica, e soprattutto è molto più accesa rispetto agli altri anni, è vero? Concludo solamente dicendo che questa mi spaventa la reazione finale della squadra, perché non è stata una reazione anche nervosa, magari disordinati, magari prendo il 3-0, ma provo e vado all'arma bianca, cioè butto, no? Mi butto nella mischia, cioè provo, faccio qualcosa di più io giocatore, indipendentemente dalle scelte tattiche, dai cambi, dagli uno contro uno, dalla fisicità. Cioè i giocatori forse, vedendo la curva vuota perché si preparavano per andare a protestare, probabilmente accusavano già il colpo, e questa sarà una cosa che, se non pulisci nell'arco di queste due settimane, fai fatica a giocarti uno scontro diretto. Però vai fuori a giocarlo, fortunatamente. Certo che vai fuori. Allora, uno stadio di 100%, un po' di aggiornamenti su quello che sta succedendo. Intanto non parlerà nessuno del club con noi nelle one-to-one, ci sarà da contratto, penso, ovviamente soltanto la conferenza stampa. Ci sono grandi riflessioni in corso per quanto riguarda anche quello che sta accadendo fuori, e continua la contestazione, sempre assolutamente civile, sempre fuori dall'ingresso della tribuna stampa, si inneggia a Francesco Guidolin e a Andrea Sottil, questi cori che, oltre ad altri che facciamo, sui quali sorvoliamo, perché possiamo farvi immaginare quali sono i tenori dei cori, ma quelli che possiamo riportarvi: meritiamo di più, siamo noi l'Udinese. E poi si inneggiano a due ex allenatori che
tra l'altro l'ultimo recentissimo, sono rimasti evidentemente nel cuore dei tifosi. Questo è quello che sta accadendo. Per quanto riguarda noi, ovviamente non avremo quindi le voci in esclusiva in questa ultima mezz'ora che ci porterà poi a concludere la trasmissione. Va bene, ascolteremo però la conferenza stampa ovviamente di Gabriele Cioffi, questo senz'altro, e quindi avremo comunque degli argomenti su cui discutere proprio sulle parole che rilascerà in conferenza stampa. È chiaro che si capisce il malessere dei tifosi, non si può fare altrimenti. Beh, per la contestazione è chiaro, è evidente. Sai cosa? Oggi la squadra sì, vai Marco. No, mi ricordavo, voi siete giovani, io ero adesso un ex giovane. Noi perdemmo in casa nella stagione 16-17 con il Torino, situazione simile, allenati da Gigi De Canio, perdiamo in casa 5-1. E situazione molto delicata, perché poi noi andiamo a Bergamo la domenica dopo, quindi anche lì rischio veramente. Poi noi pareggiamo a Bergamo e poi perdiamo in casa col Carpi, ma ci salviamo. La curva restò in curva, scusa, gioco di parole, per un'ora e mezza cantando e inneggiando i colori bianconeri. E io dissi che quel punto conquistato a Bergamo la domenica seguente, mezzo punto l'aveva conquistata la curva nella gara interna precedente, certo. Passano gli anni, come vedi, passano 7-8 anni e la situazione è diversa, perché la sensazione è che la squadra, per qualunque motivo, adesso deve capirlo solo lo staff tecnico, non riesce a dare quello che potrebbe dare. E questo diventa un problema, perché mi rifaccio anche alle parole di Andrea, no? Io sono un allenatore di quelli che ti potrebbe saltare allo giugulare in qualunque momento. In una situazione del genere, io e i miei giocatori vi ho chiesto almeno 3 cartellini nell'ultimo quarto d'ora, perché non ci sei in partita, non capisci che non è giornata, non la pigli mai. Però non puoi farti sbranare, andare, no, davanti a tutti con le braccia aperte, sparate, mi sono qua. Neanche l'orgoglio di dire io non ci sto, perdo, meritatamente mi avete fatto venire mal di testa, ma non accetto la sconfitta. E invece noi siamo arrivati al 95esimo. Che è stata la refine di Tovin questa. Sì, ma Andrea, per me uno è troppo poco. Però l'unico. Per dire, l'unico. Ecco, gli altri si sono andati veramente al martirio, dicendo eccomi qua, finiamo questi ultimi minuti e pensiamo al Sassuolo. Ma non funziona così. Sì. Cioè, questo mi preoccupa tantissimo, perché a Sassuolo avremo la fortuna di andare a giocare in campo neutro, tanto sono 3.000 tifosi. Ma il problema non è questo, dove andremo noi a giocare, come andremo noi a giocare. Questo è il tema appunto che aveva aperto Alessandro poco prima di... senza sapere di questa contestazione che stava nascendo, io credo che in questo momento qua, insomma, saranno obbligatorie delle riflessioni, perché togli la partita contro la Lazio, è veramente un periodo brutto, difficilissimo per l'Udinese, e poi con questa partita qua vai anche, come qualcuno diceva, forse Andrea, a rileggere anche come hai vinto contro la Lazio, che squadra avevi, forse l'avevi detto anche tu, Tiz, scusami, anche dico hai ragione, anche quando le dici Tiziano alla fine, è giusto, e non può fine andare via, perché vai a rileggere, io non sono così convinto che contro il Sassuolo ci sia questo gruppo, e con un gruppo intendo tutto, non lo possiamo sapere ovviamente, vedremo quello che accadrà, non è quello la cosa importante, i giocatori, ma non è bravo, esatto, a prescindere poi da quello che verrà fatto, se verrà data fiducia al mister, che comunque ricordiamo che lunedì esaltavamo per la lettura tattica che aveva fatto con il coraggio di mettere Sarraga, e sono passati 5 giorni, adesso siamo qui a lanciargli questo è strano, questo è preoccupante, questa è la bellezza del calcio, no? Certo. Io ti dico, no, non lo so come arriveremo, certo che saranno 2 settimane pesantissime, cioè, e questa è un'altra cosa che mi preoccupa, perché questa squadra l'ha dimostrato anche oggi, non è pronta a reggere certe pressioni interne dai risultati, a prescindere dei tifosi, perché per fortuna i tifosi nostri sono sempre stati vicino alla squadra perennemente, tant'è vero che anche oggi sono usciti a un quarto d'ora dalla fine della partita, quando la partita era finita ben prima. Il problema è la situazione, la classifica, gli avversari, no? Cioè, tu quando giochi in campo probabilmente non senti neanche i tifosi in certe partite, sei talmente concentrato sulla gara che non sai se ci sono 30.000 o 3.000 persone. Il problema è lavorare in 2 settimane con i nervi tesi e con la smania di poter arrivare a Sassuolo il prima possibile.
saranno due settimane che ti possono logorare dentro. Forse saranno, esatto, due settimane che verranno percepite ancora, ancora più lunghe di come certo. normalmente percepiresti quelle settimane, perché hai il desiderio di tornare in campo per comunque cercare di dimostrare che in realtà... insomma, non sei l'Udinese vista oggi al Blue Energy Stadium. No, però sei l'Udinese che ha 27 punti in classifica, sei a 3 punti dalla zona salvezza, cioè dalla zona retrocessione, quando abbiamo 3 punti sopra il Frosinone. Questa è l'Udinese. Cioè, ragazzi, sono bastate 30 partite. Io sono convinto che la rosa meriterebbe di più, però per una serie di situazioni dopo 30 partite, se sei quart'ultimo o quint'ultimo, è giusto che tu sei in questa posizione. Frosinone, vado un attimo dal Poma, perché non c'è solo contestazione, ma ovviamente ci sono anche tifosi che si sono riuniti, che stando insieme si consolano da questa situazione, da questo risultato, perché d'altra parte, Ale, correggimi se sbaglio, ma non sbaglio, è il momento, come sempre nei momenti di difficoltà, è importante stare uniti, soprattutto per dare lo stimolo alla squadra per cercare il risultato positivo. È vero Alice, siamo qua per il terzo tempo, la parte più bella della nostra giornata calcistica. Oggi è un sabato speciale, qua c'è Paulino, qua c'è Luigino, qua ci sono tanti tifosi dell'Udinese e ci sono anche tanti tifosi del Torino, perché oggi la partita è iniziata con una preview, no? Qui si sono trovati tifosi dell'Udinese e tifosi del Torino con questo scambio enogastronomico, molto culturale, quindi c'è stata subito una grande festa prima della partita. E adesso c'è una festa... da parte vostra, oggi festeggiate voi, magari domani festeggeremo noi. Magari, oggi festeggiamo noi, giustamente direi. Partita un po' così colà, speravo qualcosa di più dall'Udinese, però è andata bene a noi. Anche perché lo ricordiamo, tu Paulino sei friulano. Friulano al 100%, purtroppo non so questa fede da dove nasce, però una vena... amatoria verso l'Udinese c'è sempre. Senti, cosa possiamo dire dei tifosi bianconeri? C'è un po' di contestazione, come giusto che ci sia, perché insomma oggi non abbiamo fatto nulla, anzi abbiamo fatto peggio, perché si può perdere, ma abbiamo perso in malumodo. Però cosa possiamo dire del popolo friulano? Beh, il popolo friulano è nel nostro cuore da sempre. Con i tifosi del San Daniele siamo gemellati, penso ormai non so neanche da quanti anni. Ci troviamo sempre qua a fare festa e i tifosi dell'Udinese meriterebbero molto, molto, molto di più. Intanto facciamo vedere anche la Berkel in azione grazie a Romano. Intanto Luigino, ancora è partita la festa, la festa durante prima della partita, perché oggi credevamo in un qualcosa in più. Molto di più, sinceramente. Noi siamo partiti a mezzogiorno già con l'amico Paulino che faceva le griglie, la carne e tutto quanto. Noi speravamo almeno in un pareggio o in un gioco decoroso che non c'è stato. Vabbè, ormai... Dopo quella prestazione a Roma contro la Lazio, oggi cosa è successo? Ha staccato la spina. Secondo me loro sono convinti di essere già salvi, ma salvi non siamo. E quindi... Perché le carte oggi sono state mescolate, esatto, in campo, esatto. Però non c'è stato il risultato o la svolta, insomma. No. Assolutamente, ci giochiamo la salvezza a Frosinone, l'ultima. Va bene, rientriamo, ringraziamo il Poma per averci fatto vedere anche qualche momento insomma di riunione tra i tifosi delle due formazioni che comunque cercano in un modo, in qualche modo, no, di consolarsi rispetto a quanto visto in campo. Andiamo a leggere nel frattempo, mentre a brevissimo vi proporremo anche qualche immagine della contestazione con dovremmo avere, no, delle, sì, immagini, allora, da parte della regia, non appena delle la regia immagini che ci stanno mostrando no, quello è ancora il, ecco, adesso dovremmo avere delle immagini. Questo dovrebbe essere in diretta il nostro operatore tra pochissimo. Sergi con Giorgia Bortolossi. Dovrebbero esserci anche delle immagini di quello che sta accadendo fuori dallo stadio. Adesso cercheremo di recuperarle tra pochissimo. Nel frattempo leggiamo allora ancora qualche messaggio nel frattempo, poi... Esatto, le vittorie in trasferta hanno abbagliato, in realtà sono arrivate perché gli avversari erano rispettivamente in crisi e lasciavano giocare. Abbiamo vinto con un Milan in difficoltà, con la Juventus che è tuttora in difficoltà e con la Lazio che poi ha cambiato allenatore. L'unica vera vittoria resta quella contro il Bologna, che effettivamente stava arrivando in un gran momento. Questo è Gaetano. Ecco, nel frattempo, stiamo vedendo la macchia, le immagini proprio, esatto, della contestazione. Ale, le lasciamo scorrere mentre ci leggi un po' i messaggi, sì. Così
Esatto, brutta partita, però non so, ci scrive un altro tifoso, ci scrive Luciana, non so quanto serva questo clima ancora di contestazione in una situazione in cui dobbiamo ancora salvarci. Forse avrei tenuto tutte le tensioni per la fine della gara. In questo momento dovremmo sostenere, provare a incoraggiare quantomeno la nostra maglia, questo giustamente è quello che accade visto i risultati. E poi ancora Zarraga, Samardžić, come si fa a non fare giocare giocatori di qualità in una partita del genere? Giocare con due punte mai. Cioffi in questo momento dimostra di non avere coraggio di provare a cambiare. Allora, mentre attendiamo Alessandro di collegarci con Giorgia Bortolossi per farci raccontare un po' di... eccoci qua, dovremmo esserci, ci siamo, vediamo questa è in diretta. Queste sono le immagini. Se riusciamo a sentire. Ci senti? Giorgia? Vediamo se Giorgia Bortolossi ci sente. Non ci sente al momento, non appena sarà pronta magari ci facciamo raccontare anche qualcosa, ma credo che comunque le immagini parlino da sole, insomma, sentiamo comunque. L'Udinese siamo noi, quello che avevo raccontato anche prima, sì. Questo è il coro ricorrente, ovviamente. Sì. Lasciamo, ascoltiamo l'audio, ascoltiamo insomma, ancora un po', esatto. Mi sembra civilissima comunque. Sì, una contestazione comunque civile, esatto. Mi sembra, per me. Questi sono gli appellativi carini con cui... Fa un male vedere queste cose qua, cioè... Beh, insomma, ecco, non proprio civilissima, parole, ecco, dai. Vabbè. C'è tanta rabbia, Giorgia. Sicuramente il tifo è vivo. Delusione. Sicuramente il tifo è vivo. Questa energia qua, io spero che comunque venga incanalata con positività, con la rabbia del momento, ma attraverso la dimostrazione poi si continui a dare un esempio di attaccamento alla maglia, dei colori, perché è l'unico modo per cui anche un giocatore poi si senta in dovere di esprimere e dare tutto se stesso. Mm. Beh, è chiaro che c'è assolutamente da rimboccarsi le maniche, da lavorare, certo. Questo è poco ma sicuro. Queste le immagini ancora della contestazione che continuiamo a vedere in doppia finestra, eccole qua. Sì. Quello che sta è quello che insomma sta accadendo, appunto. Eccoci Giorgia, ti sentiamo. Ecco, allora come vedete in questo momento gli ultras hanno abbandonato la zona VIP che hanno presidiato per circa mezz'ora con cori ovviamente contro tutti ed è questa un pochino la prassi, insomma i cori che conosciamo tutti, i cori contro la squadra, contro la società, cori contro i giornalisti. Ora si sono radunati, eccoli qua, tutti con le mani in alto, nella zona delle biglietterie. Questa gente chiede rispetto, stanno cantando in questo momento. Ora probabilmente si dirigeranno verso l'uscita dei giocatori, quindi all'esterno del C2, dalla parte della curva nord. Nulla di particolarmente grave, precisiamo. È una manifestazione di protesta accesa, convinta, numerosa, nutrita. Alcuni in realtà se ne sono già andati, prima ce n'erano di più, però assolutamente senza nessun tipo di disordine o violenza al momento. Anche i cori insomma rivolti contro noi giornalisti non ci hanno spaventato, ecco, perché è tutto abbastanza in un clima di contestazione pacifica. Ora vediamo che cosa succede se davvero si posizioneranno. Ora tra l'altro stanno passando davanti, lo vedete, a tutte le forze dell'ordine, carabinieri,
alla Guardia di Finanza con le forze dell'ordine che presidiano l'area, e ora vediamo se andranno a sistemarsi all'uscita dei giocatori. Ora stanno cantando "Meritiamo di più", quindi sono cori di delusione, di frustrazione. Nei cori è stata anche nominata più volte la Serie B come uno spauracchio, come una paura, come terrore in questo momento. E ora si sono posizionati proprio qui, lo vedete? L'uscita, qui c'è l'uscita delle auto dei calciatori, c'è una riga di steward davanti alle forze dell'ordine, e ora si sono fermati qui e probabilmente qui aspetteranno l'uscita dei calciatori. Vi facciamo sentire. Perfetto, Giorgia, ti ringrazio, torneremo più tardi, andiamo in conferenza stampa adesso perché c'è Gabriele Cioffi, sentiamo. Sassuolo, no? Così abbiamo, ripartiamo da lì. Detta dell'unica cosa positiva che personalmente sono riuscito a trovare, qual è il messaggio che vuoi lanciare a uno stadio che credo troppo presto stavolta abbia alzato bandiera bianca? Grazie. Ma no, guarda, chiudiamo questo argomento adesso, nel senso che io non so a cosa ti riferisci, ai cori o alla squadra, le pressioni sono nostre, no, ma il tifoso ha il diritto di fare ciò che vuole. Io ho sentito uno stadio che ha sopportato, e comunque per chiudere l'argomento io ho solo parlato di pressioni che io metto e che noi ci mettiamo. Mai parlato. No, allora fammela un'altra. Che messaggio vuoi dare di speranza per il futuro? Cioè questo, a uno stadio che oggi era completamente questo scoramento, che messaggio vuoi dare? Un attimo fa ti abbiamo sentito con Mister Paro dirgli qui non si molla niente, io dico niente, tu hai usato altri termini. Immagino che sia questo il messaggio che tu vuoi dare al tuo pubblico. Ma è corretto, ma io credo nella squadra, credo nel mio lavoro, credo. L'ambiente è un ambiente sano e quindi il messaggio è che noi ci siamo e noi arriviamo all'obiettivo. Tutto Udinese, poi Gazzetta dello Sport, dall'altra parte. Ecco mister, se ci può spiegare un attimo dal suo punto di vista come si è evoluta la partita, perché almeno io personalmente, devo essere molto sincero, sui cambi non li ho molto capiti alla mezz'ora cosa sia successo con Pagero, con poi Zibue che entra per poi uscire, quindi se ci può dare lei a questo punto di vista qualche spiegazione. Certo, allora, il cambio di Pagero non è un cambio tattico, è un cambio di scossa, perché io ho percepito la squadra piatta e al di là del gol di come si è preso, non abbiamo vinto una seconda palla, abbiamo perso i duelli, eravamo pastosi, gestione un po' confusa della palla, e quindi secondo me c'era da dare una scossa. Poi mi chiedi di Ezebue, io reputo Ezebue un giocatore esperto, il cambio non è tattico, ma noi veniamo da 3 espulsioni consecutive, di cui 2 doppie ammunizioni, e quindi il cambio con Festi, che comunque è un giocatore più di verticalità, visto che tutti i cambi che ho provato a fare, il 2-1, l'1-2, non hanno sortito risultati, ho deciso di mettere 2 punte e più verticalità. L'abbiamo fatto? No, ma se io ti chiedo a te cosa abbiamo fatto, te mi dici niente, sono d'accordo. Mi sono spiegato? Gazzetta dello Sport. Sì, scusa mister, resterei sempre su questo tema. In funzione delle tante scelte che hai dovuto rivedere nel corso della partita, che cosa non avresti fatto col senno di poi? Perché poi c'erano diverse situazioni appunto che hai cercato, a cui hai cercato di mettere mano con i cambi. La domanda è intelligente, perché probabilmente ho sottovalutato i pochi giorni di recupero che abbiamo avuto. È un errore mio, ho cercato di dare continuità di formazione, ma secondo me non abbiamo recuperato, la verità è qui, cioè, non è, la levo come scusa, la colpa è mia, quindi prendila come te la dico da bar. Avrei fatto sfiatare qualche giocatore, non Pereira, che è stato un eroe perché non ha fatto un minuto allenamento, si è ributtato in campo, ha giocato e si è comportato da grande capitano. La scelta di farlo giocare perché secondo me lui porta qualcosa che nessun altro nel suo spogliatoio ha. Qui, questo. Cioè,
tipo Pagero era uno di quelli che dovevano rifiatare un po' di più, mi pare di capire. No, Pagero, te lo ripeto, è stato poco brillante come tutti gli altri. Ne ho scelto uno a occhi chiusi, è venuto fuori Pagero, perché secondo me avevamo più bisogno di spinta, l'uscita che stavamo facendo difensiva non ci portava vantaggi, quindi ho messo Kisle, che comunque porta gamba, e il dispendio energetico di Tuku da mezzala secondo me era inferiore e ci garantiva più possesso, tant'è che in una prima mezz'ora brutta, l'ultimo quarto d'ora, uno spiraglio di luce l'ho visto. Non abbiamo avuto grandi occasioni gol, ma ho visto una squadra che era un po' più di là nella metà campo avversaria, che fraseggiava un po' di più, e da lì volevo ripartire il secondo tempo. In realtà il secondo tempo siamo stati piatti, ho provato a dare delle scosse con prima con due sottopunta e la punta, poi col cambio dei quinti, poi con un gioco un po' più diretto, e questo è l'analisi. Prego, Tutudinese. Prima di questa partita c'era un clima di serenità per via della vittoria con la Lazio, adesso ovviamente questa partita ha ricambiato tutto. C'è però la sosta, quindi, che può permettere un attimo di calmare un po' questo clima di tensione che si è creato dopo oggi. Da cosa e come ripartire? Ma dall'equilibrio, cioè è giusto che la città, la stampa viva in maniera emozionale questi alti e bassi. Noi non possiamo permettercelo, io in primis non posso permetterlo. Quindi io ti ripeto, credo nella squadra e credo nel mio lavoro, ma non lo dico per farmi vedere forte. Quando ti dico credo nella squadra, io accetto anche che la squadra abbia dei blackout, perché se te leggi questi blackout non hanno un filo logico. E quindi c'è da ingegnarsi, da reinventarsi, da proporre nuove cose anche in settimana. E la settimana la vivremo con una settimana di sosta, con 8-9 nazionali, ho perso il conto, dove lavoreremo con chi c'è, migliorando. Io sono il primo tifoso dei miei giocatori, quindi non vacillo. Prego, Sky Sport, in fondo. Ciao mister, su due singoli. Bijol, quanto ci vuole per averlo al 100%? E se Luca è nazionale, può far bene anche all'Udinese, al tuo gruppo? Sì, allora parto dall'ultima e le altre due mi sono già scordate. Sì. Bijol. Allora, Giaca, parto la penultima. Giaca è stato un po' forzato, è stata una scelta forzata, ma io vengo dal calcio dei dilettanti e la prima la fai sempre bene, si diceva, no? E quindi aveva un cliente difficile, ha dato tutto, non è a un 60-70% la condizione, perché ha 4 mesi, è 4 mesi che non gioca. L'ho forzato, secondo me la sua presenza faceva bene e ha fatto bene in campo, e quindi dobbiamo guardare più avanti. Quanto riguarda Luca, fa bene all'ambiente, fa bene a lui, ma del resto come Perez, che dopo 2 anni ritorna in nazionale, quindi Lovrig, che ritorna in nazionale dove era sì e no una riserva e credo che partirà titolare nelle prossime partite, quindi insomma ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire, e una serenità che dobbiamo ricreare, perché solo con lucidità e calma si viene fuori dalle situazioni difficili. Prego. No. Cioè, prima, prego, e poi dopo Pietro, messaggero Veneto. Buonasera mister, sono Piero Micoli del 7 giorni in Friuli. È dall'inizio del campionato che questa squadra va avanti in campionato con alti e bassi. Lei pensa che possiamo continuare fino alla fine con questi alti e bassi, e con questi ci salviamo anche? Grazie. Ma allora, la risposta è sì, ci salviamo anche, sì. Per gli alti e bassi ti dico che noi nelle ultime 6 partite abbiamo pareggiato, non mi ricordo le squadre, ma abbiamo pareggiato, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso il Genova, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato. Oggi abbiamo perso, quindi la continuità di risultati c'è, perché se te in 6 partite perdi una, la continuità c'è. Poi, I pareggi sono in casa però. Poi, se posso finire. Sì, sì. Poi, vai a vedere questi punti, potevano essere tanti di più, le do ragione. Quindi noi c'è da lavorare più che altro su cosa
manca, su cosa dobbiamo cercare, su cosa io devo portare alla squadra, perché dopo una vittoria con la Juve non ci sia una partita impaurita, dopo una vittoria con la Lazio gagliarda, che poteva essere anche più ampia, c'è stato un blackout totale, e lì devo essere bravo io. Finito. Prego, messaggero Veneto. Allora ti prego di cercare di capire, nel senso, io non voglio andare a cercare colpevoli o roba del genere, ma io sono un po' per il dialogo, no? Fammi capire questa storia della pressione, dai, cioè porca miseria, questa pressione che abbiamo sentito, anche sti cori sulla pressione, dai, ma guarda, dimmi, cioè non voglio cercare colpa mia, eccetera, vuoi metterci un punto, vuoi... Ma l'ho già messo, ecco. Io te l'hai sentita, posso dire tu? Sì, ma figurati, cioè come siamo andati. Te l'hai sentita la mia conferenza stampa? Dove dici? In diretta, sì, o hai letto i titoli dei giornali, o hai letto le... Ho capito, ho letto io sono stato chiaro. Cioè, a me, chiaro, ti potrei dire che sono felice, mi dispiace sentire che mi attaccano, ma come allenatore e come persona, ma lo devo accettare. Certo. Però ti dico che rimango un po' sorpreso, perché mi sembrava essere stato abbastanza chiaro. Non lo sono stato, quindi ti dico, io... Per chiudere l'argomento. Esatto, questo è quello, perché dopo alla fine si trascina, c'è una partita importante dopo la sosta, tutte queste cose qua. Ma certo, ho parlato di pressioni interne, io ho sempre parlato di pressioni che metto io. Ho parlato del pubblico di Udine come un pubblico all'inglese che ha sempre supportato la squadra come ha fatto oggi, poi se a fine vanno via perché sono arrabbiati, e ci hanno ragione, ho capito. E io sono più arrabbiato di loro. È questo. Certo, la domanda era proprio per farti parlare di questa cosa, di essere molto chiari in questa cosa, perché è brutto avere, insomma, dover lottare anche su un altro fronte, questo è il senso della mia domanda. Sono stato chiaro ora? Perfetto. Okay. Grazie a tutti. Ciao. Hai avuto un affaticamento muscolare? Solo affaticamento. Eccoci qua. Allora, siamo rientrati dalla conferenza stampa del mister Gabriele Cioffi. Nel frattempo la contestazione sostanzialmente è terminata, se ne sono praticamente tutti andati, se ne stanno andando, quindi insomma, si è riportato a un clima abbastanza di serenità all'interno dello stadio, ma com'era anche precedentemente, lo sottolineiamo. È sempre stato assolutamente civilissimo il comportamento dei tifosi della curva, che noi abbiamo mandato in onda nel momento in cui canticchiando se ne stavano andando via. Io ci tengo a precisare questa cosa qua. Nulla di... Allora, ovviamente, sì. Erano delusi, ma ovviamente c'era delusione. Allora, vorrei riprendere un estratto in particolare delle parole di Gabriele Cioffi, visto che abbiamo parlato molto sia durante la partita che poi nel post partita della gestione, no? Poi anche dei cambi in particolare. Noi abbiamo identificato un cambio ovvero quello di Pagero, come il momento in cui poi la squadra è entrata un po' in un certo senso in confusione, ovvero il cambio che poi, Marco, tu nello specifico l'hai definito, sì, certo. il cambio in cui ci siamo poi incartati. Il termine è corretto. Il cambio di Pagero, ha detto il mister, è stato un cambio che ho fatto per dare la scossa. Sì. Per provare perlomeno a dare la scossa, no? Sì, ma Alice, è chiaro, se uno fa una cosa, cioè tutti gli allenatori pensano di fare la cosa più giusta, perché nessuno è masochista del fare una cosa pensando che poi si ritorce contro. Il discorso è questo, eravamo al 34esimo minuto e eravamo in difficoltà, perché lui ha fatto un ragionamento logico nel suo cambio, cioè soffro in mezzo al campo e soffro sulla fascia, non posso privarmi del Tucu Pereira, perché sappiamo benissimo che è uno che cuce gioco ed è uno che vede calcio, quindi sacrifico un centrocampista, porto il Tucu in mezzo al campo per cercare di cominciare a cucire gioco e metto a posto la corsia esterna destra con Ezibue, che è un giocatore più di gamba e anche un altro età rispetto al Tucu Pereira. Quindi il cambio ha una sua ragione. Il problema qual è stato, secondo me? Che ci siamo bruciati uno slot come cambio. Effettivamente questa cosa qua qualcosina ha prodotto, perché non dimentichiamoci che con l'entrata di Ezibue la squadra ha creato qualcosina in più, però poi questo ci ha incartato le carte in mano, perché poi in mezzo al campo non siamo riusciti a far giocare né Oriel Zarraga né tantomeno Lazar Samardžić, e in più abbiamo dovuto togliere anche
e Zibue perché ha beccato la munizione e sappiamo che sabato, lunedì 1 aprile, giocheremo in quel di Sassuolo. Un altro cambio che a me mi ha un po' sorpreso, il cambio di Zemura per Camarà. Cioè, Camarà ha fatto una buona partita, Zemura è un cambio che non ha portato niente di più. Allora io dico, su Christensen possiamo discutere, tu sei stata l'unica tra noi che l'aveva individuato, percepito che ci potesse essere questo cambio in uno slot che non conta, cioè quello tra il 45esimo del primo e del secondo tempo, quindi ci poteva stare quel cambio lì, però secondo me c'erano altre cose da fare, ovvero certo. In mezzo al campo non ci abbiamo capito niente, non l'abbiamo mai pigliata. Wallace in questa partita è stato inutile. Quindi secondo me era meglio mettere dentro uno tra Oriol Zarraga e Lazar Samardžić per cercare di cominciare ad avere un po' più di qualità. E poi nel reparto offensivo io mi sarei giocato la carta Brenner più che Success, perché Success è uno molto bravo a giocare di sponda, no? A mettere giù il pallone, a pulire, a far ripartire gli altri. Ma quando sei sotto 2-0 abbiamo bisogno di andare in progressione centrale cercando di sfruttare magari qualche disattenzione dei granata dietro o qualche imbucata per noi. Il primo cambio secondo me è quello che ci ha incartato, perché poi Pagero giustamente è uscito dal campo non molto felice, non abbiamo ottenuto il risultato, mezzo al campo noi la palla non l'abbiamo pigliata mai e Zibu entra, becca anche un'altra munizione, quindi a rischio dobbiamo toglierlo e mettiamo dentro Bozelle. Quindi capisci che da quel cambio sono nati 2-3 cambi che non ha cambiato niente. Questo okay, è il problema. Sì, sì. Una scelta che sostanzialmente non ha portato poi al risultato sperato. Va bene, adesso 2 settimane di fronte prima di affrontare il Sassuolo, un'altra sfida impegnativa per quello che appunto poi è il significato del match che ci aspetta. Ricordiamo che nel frattempo c'è la pausa con tutti i se e tutti i ma che abbiamo già cercato di analizzare. Ci saranno sicuramente queste 2 settimane di riflessione in cui si cercherà di capire come approcciarsi poi a questa gara, ma soprattutto come cercare poi di uscire, no, da questo risultato e da questo clima. Il tecnico l'ha sottolineato in conferenza stampa, l'aspetto positivo è che l'ambiente è sano, è chiaro che un ambiente sano ti aiuta anche ad uscire da delle situazioni di difficoltà e di crisi. L'importante, come lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, è che si resti tutti uniti, che il tifo resti unito che comunque rimanga e resti a sostegno della squadra. Questa è una grande delusione, è come quando si è innamorati, no? La delusione per il tuo amato che poi sfocia in una rabbia che poi deve rientrare, perché poi i tifosi sono veramente attaccati in maniera viscerale alla squadra. Alice, noi a Sassuolo andremo a giocarci una delle partite più importanti degli ultimi 10 anni. E non si potrà sbagliare neanche il colore dei calzini dell'autista del pullman. Questo non so se è un pregio o se è un difetto, perché io ho l'impressione che questa squadra non riesce a resistere e a gestire le pressioni interne. Non parlo di spalti, no, parlo delle pressioni della classifica. A me la cosa che dà più pressione sono i punti in classifica, tutto il resto è poesia e gloria, ma i tifosi non giocano né i tuoi né contro, né negli avversari. Quindi è la classifica ti dice che oggi un risultato o due ci ha dato una mano, vediamo gli altri, ma a Sassuolo, a prescindere di come finiranno le altre partite, ti vai a giocare la partita della vita. Il Sassuolo ha 23 punti, noi ne abbiamo 27, è chiaro che è la partita della vita? È chiaro che è una delle partite più importanti degli ultimi 10 anni, probabilmente la stessa identica partita che ci siamo giocati a Bergamo nel 2017, questo dobbiamo dirci. Quindi bisogna lavorare con la serenità, tra virgolette, e devi trovartela a costo di andare via da qua. Andiamo via da qua, stiamo via 10 giorni, prepariamo la partita lontano da tutti o da tutto, e il problema è che le strutture che hai a Udine non le trovi dall'altra parte, ma tu devi andare a giocare a Sassuolo con la consapevolezza che lì tu non puoi sbagliare e tutti devono dare qualcosa in più, ad iniziare dai giocatori, perché poi noi possiamo parlare di tutto, ma chi è sul terreno verde sono i giocatori. Assolutamente, Marco. Chiudiamo questa trasmissione, queste 4 ore che sono state effettivamente complicate quest'oggi, sono state 4 ore intense. Grazie Alessandro Surza. Grazie a te Ali, grazie a tutti. Grazie mille Tiziano Zampieri. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Andrea Toffolo. Grazie a tutti voi e arrivederci. Grazie Marco Taviani. Grazie a te Alice. Hai 2 settimane per riprenderti. Un'altra notte che non dormirò, ma ormai ci ho fatto il caldo.
Grazie a tutti voi per averci seguito anche quest'oggi. Ovviamente, come ve l'abbiamo già ricordato, la prossima settimana non ci saremo perché ci sarà la pausa per gli impegni delle nazionali. Torniamo il lunedì, 1° aprile, lunedì di Pasquetta, quindi vi faremo compagnia anche in questa occasione alle ore 15, giusto? Giochiamo contro sì, Sassuolo? Sì, sembra proprio a Pasquetta, lunedì alle 15. Lunedì alle 15 e Studio Stadio... Con le uova e noi a commentare la partita. E Studio Stadio... Mentre aprirete le uova, esatto, o la colomba, esatto, dalle ore 14 noi ci saremo pronti con Studio Stadio per tenervi compagnia come sempre. Una buona serata. Let's go.